Mister Feola, come vanno le coronarie dopo questo 5-3 pirotecnico? No, non è le coronarie, però ecco, non si può. Per quello che hanno espresso in campo oggi i ragazzi, mi dispiace, ecco, che abbiamo preso due gol, cioè, su due errori nostri, ecco, vedo che la partita era chiusa, su 4-1 era la partita chiusa, anzi dovevamo fare il 5-1. Però ecco, non dobbiamo rilassarci perché basta, come ho detto prima, basta un errore, basta una piccola disattenzione e riaprire la partita. Questo così non va bene per una grande squadra come il Casalacqua. Al di là dello spavento, c'è la grande soddisfazione di essere primi in classifica in solitudine. Non lo so, non mi interessa, dobbiamo essere primi alla fine, no? Oggi essere primi non conta niente, fa piacere, siamo contenti, però bisogna essere primi alla fine. Ripeto, io voglio fare un plauso a questa squadra, a questi ragazzi, perché oggi veramente hanno fatto qualcosa di bello. Lei ci teneva a salutare anche il presidente colpito da un lutto, credo sia importante Sì, risottolineare. l'abbiamo sottolineato perché è troppo importante, perché la squadra, tutti quanti noi abbiamo dedicato la vittoria alla mamma del presidente, perché è scomparsa alcuni giorni fa, e al tifoso Riccardo. Era giusto, il minimo che potevamo fare. Dovevamo farlo già mercoledì scorso, e mercoledì scorso gli abbiamo dato un piccolo mezzo dispiacere, però penso che oggi il presidente sia contento. Un'ultima cosa, mister. I cinque marcatori hanno tutti nomi diversi. Questo dimostra che il Casarano gioca con un collettivo, con una coralità, davvero importante. Questa è una squadra che gioca a calcio, esprime il suo potenziale giocando a calcio e cerca di vincere le partite giocando a calcio. Però tante volte non ci si riesce, dobbiamo essere anche bravi, bravi ad essere una squadra sporca, nel senso che anche con mezzo tiro, con una mezza occasione, dobbiamo fare gol, perché oggi quello che conta è la vittoria, poi tutto il resto sono chiacchiere. Casarano Cerignola 5-3, risultato pirotecnico al Capozza, dove c'è da spettatore il presidente del Taranto Massimo Giove. Presidente, come ha visto questa partita e come giudica il risultato finale? È una bella partita combattuta, molto rocambolesca, risultato giusto, vittoria meritata del Casarano, che ovviamente le qualità in campo di differenza si sono viste tutte. Lei oggi è venuto qui per i noti fatti che in questi giorni hanno impedito al Taranto di giocare due partite, no? Due derby importantissimi, prima contro il Fasano e poi contro l'Andria. Quando si recupereranno, Presidente? Non lo so, anche perché non sappiamo ancora quando potremo ritornare in campo, perché abbiamo più del 50% della squadra purtroppo ferma in box. C'è stata un'infezione abbastanza importante e speriamo di ritornare quanto prima a giocare. Senta, chi le è piaciuto oggi, il Casarano o il Cerignola? È stata una partita molto combattuta, al di là del No, risultato. una partita molto combattuta. Credo che oggi Micic ha fatto una grandissima prestazione, ha dato l'opportunità a Casarano nei momenti difficili di superare ovviamente il Cerignola. Diciamo, su tutti, credo che sia stato il migliore in Ritiene che il Casarano possa continuare a lottare per il primato fino alla fine, alla pari credo del Taranto, ovviamente, e di questo lavello che sta venendo fuori molto bene. Sì, credo che poi alla fine oggi abbia pareggiato, credo che si sia inceppato Sì, oggi alla fine. il lavello, però ci sono almeno 5-6 squadre, diciamo, che tutte alla pari. Credo che il Casarano ha l'organico più attrezzato di questo girone, credo che è l'avversario numero uno, no? Sulla carta, per gli uomini, per quello che rappresenta. Poi ovviamente insieme a Casarano ci sono tante altre formazioni, di Picerno, che a me ha impressionato e continua a far bene. C'è lo stesso Bitondo, che anche se sta molto dietro, Mister Ragno troverà sicuramente la quadra. Sarà un campionato molto, ma molto, ma molto combattuto, molto bello. Credo che vincerà chi sbaglierà meno. Ultime due battute col presidente del Taranto, presente qui al Capozza oggi. Senta, si aspettava lo stop del Sorrento in casa? No, non mi aspettavo lo stop del Sorrento, però questo è un campionato che qualsiasi squadra può impattare con anche quelle di vertice, con quelle di fondo classifica. Per esempio, il Picerno ha incontrato oggi una Puttiolana che non è la stessa Puttiolana che avevamo incontrato noi. Oggi il Sorrento ha impattato un Portici che è in salute. Cioè, vi posso garantire che
anche andare a fare risultato a Portici, andare a fare risultato a Nardò, non sono squadre facili da battere. E chiudiamo con un'ultima domanda sul suo Taranto, Presidente. Cosa mancherebbe o manca al Taranto? Sappiamo tutti che avete cercato un grosso realizzatore, un grosso attaccante. Cosa mancherebbe per concretizzare il sogno di tornare tra i professionisti, che una città come Taranto ovviamente merita? Ma no, come ho detto prima, il Taranto quest'anno è messo bene, è una squadra abbastanza solida, una squadra operaia, una squadra che corre. E abbiamo ufficializzato Diaz questa settimana, certo. E aspettiamo solamente il transfert dalla Spagna, pertanto Diaz sarà l'attaccante aggiunto del Taranto. Poi il DS Montervino sta lavorando per portare un'altra pedina a centrocampo che servirà, visto che comunque ci saranno da fare 25 partite in 4 mesi, non dico che giocheremo ogni 3 giorni, ma quasi, abbiamo la necessità, come noi, come tutti gli altri, di avere quantomeno una rosa lunga. Buona continuazione di stagione, in bocca al lupo per chi in questo momento è in infermeria. Grazie. E gli auguri da parte della nostra redazione del Corriere Salentino. Grazie, arrivederci, buonasera a tutti.